Siamo con il segretario dell'Unione Camere Penali Italiane, Rinaldo Romanelli, alla cerimonia di inaugurazione proprio dell'anno giudiziario dei penalisti italiani. Questa a due giorni dal titolo, il processo come ostacolo, il carcere come destino. Un titolo insomma abbastanza eloquente, segretario Romanelli, ci dica qualcosa di più. Abbastanza eloquente perché le ultime riforme ci hanno consegnato un processo che si occupa dell'efficienza su una logica di risparmio dei tempi e si dimentica delle garanzie degli imputati. E in particolare la ragione sul piano processuale della nostra astensione deriva dalle limitazioni del diritto ad impugnare, dalle modifiche che sono state fatte con la riforma Cartabia, l'articolo 581, che prevedono la necessità di un mandato specifico per l'impugnazione. E questo di fatto non consente a moltissimi difensori, soprattutto di ufficio, di proporre impugnazione. E noi sappiamo, le statistiche ci dicono che in appello noi abbiamo delle riforme che variano tra il 40 e il 50%, il che non vuol dire che le sentenze siano del tutto ribaltate in appello, ma che la Corte di Appello intervenga talvolta con una revisione totale, talvolta con delle modifiche comunque estremamente significative. Il grado di appello è un passaggio fondamentale, ineliminabile, garantito anche dagli accordi sovranazionali e quindi anche dalla Costituzione che li recepisce, e di fatto questa norma taglia in modo orizzontale la possibilità di accedere a questo grado di giudizio, soprattutto appunto per i difesi più deboli, le fasce sociali più esposte che si affidano alla difesa d'ufficio e che spesso magari non hanno neanche contatto con il difensore d'ufficio, che si vede privato della possibilità di impugnare e di ribaltare magari una sentenza ingiusta in un'ottica pare di deflazione. Questo è del tutto inaccettabile, perché questa è una conseguenza della riforma Cartabia, e noi abbiamo chiesto al nuovo governo di intervenire su questo punto e abbiamo avuto un'interlocuzione con il ministro Nordio, con il vice ministro Sisto e con i sottosegretari, rappresentando queste ragioni, perché sul piano di principio la limitazione del diritto di impugnazione è, come dire, inaccettabile, è una violazione del diritto di difesa che colpisce nel cuore la difesa, e ci siamo determinati a un'astensione quando ci siamo resi conto che non c'era la volontà di rimuovere questo ostacolo. Abbiamo deliberato tre giorni di astensione che culminano oggi in questa manifestazione, nella quale si parlerà non soltanto delle limitazioni ovviamente al diritto di impugnazione, ma più in generale all'esercizio del diritto di difesa, compresso in questa logica efficientista che non tiene conto del fatto che la ragionevole durata del processo può essere soltanto la ragionevole durata del giusto processo, cioè di quel processo che garantisce i diritti che sono previsti in Costituzione. Questo l'ha chiarito anche la Corte Costituzionale in più arresti. Il processo non può durare poco tagliando le garanzie della difesa. E poi l'altro punto è il carcere che sta raggiungendo di nuovo una quota che ricorda i tempi della sentenza della CEDU, la sentenza Torreggiani, con cui appunto la CEDU aveva condannato l'Italia per trattamento inumano e degradante, 16 suicidi soltanto in questo primo periodo nel 2024, è davvero una situazione preoccupante. Anche vergognosa per certi versi. Ci ha detto poco fa il garante per i detenuti che 16 suicidi e 201 tentativi di suicidi. Questa è una situazione drammatica che richiede un intervento urgente, non più rinviabile, come si fece dopo la condanna della sentenza Torreggiani, cioè prevedendo degli strumenti che consentissero un'immediata riduzione dei numeri dei detenuti, e non certo con una risposta che sembrerebbe essere quella del governo, cioè della costruzione di nuovi istituti di pena, il che peraltro, oltre ad essere sbagliato, di caserme esistenti, il che oltre a essere sbagliato in linea di principio, perché il carcere non può essere l'unica destinazione di chi sia condannato in un processo, è inattuabile da un punto di vista pratico, nei tempi e anche nella sostanza,
perché il sovraffollamento carcerario è qui e adesso, i suicidi sono qui e adesso, anche ove mai ci fossero i fondi e non ci sono, per costruire nuove carceri ci vorrebbero dei tempi che non ci possiamo permettere. E in più è paradossale perché noi abbiamo la polizia penitenziaria che ha delle scoperture di organico enorme, quindi non si capisce come si faccia ad immaginare di aprire nuove strutture carcerarie o ristrutturare caserme che richiederebbero comunque più personale, che non è sufficiente neanche a garantire la sicurezza e la possibilità dei trattamenti che dovrebbero essere previsti nelle nostre carceri attuali. Cioè è un discorso che è del tutto irrazionale, oltre che ingiusto ed anche incivile, perché i detenuti sono persone che sono affidate alla cura e alla custodia dello Stato e lo Stato deve garantire loro un livello di dignità che rispetti il loro essere una persona. Questo è un tema fondamentale sul quale si giocano i principi della nostra democrazia e della nostra civiltà. Noi non possiamo ridurci a torturare i nostri detenuti perché la politica pensa di lucrare un qualche consenso di carattere elettorale parlando alla pancia del paese con frasi come buttiamo via la chiave per vendicare fatti che in qualche modo la vendetta non è propria di un paese civile. Quindi insomma sul carcere la voce dell'avvocatura associata si farà sicuramente sentire, anche perché mi sembra di ricordare che voi nel documento in cui avete illustrato i motivi della vostra astensione ritornavate alla richiesta di riforma dell'ordinamento penitenziario, quella riforma già pronta peraltro nelle commissioni ministeriali nata dagli stati generali e che poi rimase al palo durante il governo Gentiloni con il ministro della giustizia Andrea Orlando. Tutta la politica ha un rapporto molto difficile col mondo del carcere, non la politica di destra o la politica di sinistra, e come giustamente lei ricorda è stato proprio un governo con un ministro di sinistra come Orlando che aveva fatto un lungo percorso virtuoso, che aveva coinvolto avvocati, magistrati e professori e che aveva avuto più passaggi successivi. Anche nella legge di delega erano stati fatti numerosi interventi, a seguito anche delle audizioni che c'erano state in Commissione Camera Giustizia e Senato, e si era arrivati a un lavoro di alto livello che poi per ragioni di convenienza politica è stato abbandonato. Questo è stato un errore gravissimo che purtroppo ha segnato un momento che avrebbe dovuto avere un epilogo ben diverso e che adesso è difficile immaginare con un governo che orienta la sua politica con delle prospettive carcerocentriche che possa tornare nuovamente sul tavolo. Noi però faremo tutto il possibile perché questo sia, perché nel frattempo siano attuati degli strumenti comunque deflattivi della situazione attualmente carceraria e perché si ricomincia a parlare di qualcosa che è stato del tutto cancellato, cioè i provvedimenti di amnistia, i provvedimenti di clemenza generale, che sono provvedimenti di pacificazione del paese, che sono sempre stati assunti nel corso della nostra storia democratica. Sono stati 13 provvedimenti che sono stati assunti dalla Costituzione fino al 1992, quando è stata modificata in pieno periodo giustizialista di Tangentopoli la norma, alzando la maggioranza parlamentare, richiedendo la maggioranza qualificata dei due terzi. Bisogna avere il coraggio di tornare a parlare di amnistia perché è un provvedimento di civiltà, non più rinviabile.